about that bass, bop that bass, no trouble. I'm all about that bass, bop that bass, no trouble. I'm all about that bass, bop that bass. La Allegra è fuori, non può entrare. L'ho portata fuori. Vabbè, è inutile che io nasconda la preoccupazione che ho avuto e che ho questi giorni. Quindi spero si senta. Non lo so, la racconto. Dunque, Allegra non stava molto bene in quest'ultima settimana. La notte aveva un respiro affannoso, e per cui ero già andata dal veterinario la volta scorsa, ma avevo preso l'appuntamento per avere un'urgenza di un intervento, per cui non avevo potuto visitarla. Lei è sotto terapia medica ormai da anni per la trachea collassata e per il cuore. E insomma, siamo andate e ha fatto i controlli radiologici e i controlli anche, controllato anche il sangue, ovviamente, ha fatto il prelievo del sangue e anche un controllo, come si dice, con ecografia, ecografo. E il morale va bene, allora. Tanto è inutile che il morale è che il cuore è ingrossato il doppio, è arrivato a una misura doppia, quindi evidentemente le medicine che prendeva non erano abbastanza, e il polmone è rimpicciolito, guardo di là perché fuori non me la fanno entrare, e il polmone è rimpicciolito la metà della sua misura, e il canale della tracheale è estremamente sottile, proprio sottilissimo, quindi potete immaginarmi. Vabbè, ho avuto una terapia di flebo per 2 giorni, e adesso la dieta alimentare è estremamente rigida. Deve mangiare solo i croccantini, quelli per il cuore, e forse un po' di pollo. Può prendere della mela grattugiata. E va bene, questa era una cosa che era prevedibile da quando le è stata diagnosticata questa cosa, che aveva 2 anni, e mi erano state dette vabbè quello che cui potevo andare incontro. Poi gli anni passano, vedi che bene o male ce la fai. Ok, per la mia amica Colleen, che she loves Allegra. Hi Colleen. Yeah, the problem with Allegra is getting a little bit worse. The heart size is getting double. The lung size is getting half of the normal size. And the tracheal channel is getting very, very, very thin.
So she has been on the medication and the treatment, extra treatment, and now her diet should be very strict. Without sodium, salt, okay, and then some specific. And then I have medication twice a day. Okay, that's it for Colleen and for Marianne. Ok, insomma, questa è la situazione. E quindi niente. Cerchiamo di essere forti. Vado che è entrata. No, è fuori adesso, ve la faccio vedere. Il vestitino a quadretti è stato un regalo del suo veterinario, molto, molto carino. Ok, vado. Ciao, a dopo. Bello, Fra. Ti piace? Molto. Ancora questi pantaloni. È bellino il colore, eh? Sì. In attesa. Bello quel top. Almeno qui si sta freschi. Però non posso fotografare. Sì, non. A te se ti sei collegata. Sì. Perché io sono buona. Tu sei cattiva. Ah, se hai bisogno del bagno lì, eh? Il bagno è una delizia. Allora, questo ragazzo, che è stupendo, guardatelo bene, non lo guardate più. Allora, io ho fatto la babysitter a sua mamma, le ho dato il biberon. E guardate, adesso siamo a Shanghai. Ho cresciuto sua mamma e guardate la mamma che cosa ha sfornato.